Cominciamo questa bella camminata verso Montefogliano e entriamo adesso nella riserva e vediamo un po' come andrà, se ci divertiremo tanto nel fare questa bella salitona che ci porterà a quota 977 metri. Abbiamo fatto un primo pezzo di salita di Montefogliano e adesso stiamo continuando. Già da qui si vede bene il lago di Vico e questo è il percorso che faremo questa domenica 20 di novembre, e il terreno va bene. Sempre sentiero di Montefogliano, stiamo andando verso la vetta. Questo è il bosco che è bellissimo, veramente bello. Oltre quella curva c'è la strada che porta alla vetta. Questo è il corpo forestale che, come vedete, passa e sorveglia che sul tracciato non ci siano problemi. Questo va benissimo per chi come noi va in bici e vuole camminare su sentieri che non danno improvvise sorprese. Ok, siamo praticamente ai piedi delle antenne di Montefogliano, che si fa una S e si arriva praticamente sopra. Questo è il punto di, chiamiamo così, di valico. Svalichiamo qui, adesso cominciamo a scendere verso il lago di Vico. Vi faccio vedere da dietro il sentiero est che va giù, la salita che ho appena fatto e che faremo domenica. Questo è il versante opposto, che quindi che scende verso il lago di Vico, e vediamo, dovrebbe essere tutto pulito comunque, anche questo comunque sia, lo controlliamo a scanso di equivoci in modo che siamo sicuri che domenica non prendiamo delle, come si vuol dire, toppe. Ok, siamo in uscita da Montefogliano e questo è praticamente il, stiamo andando al bivio che ci riporta poi sulla provinciale e niente, quindi devo dire che questa prima parte che porta su a Montefogliano effettivamente è abbastanza, cioè è sconnessa e quindi ci sarà un primo pezzo sicuramente, dopo è molto molto più fruibile, però comunque tutto sommato è fattibile. Eccoci qua, questo è il bivio, eccolo qui, oppala, eccolo qua, e questa è quella di qui, andiamo a Vico. Adesso noi proseguiamo di qua. Questo è il sentiero strada di mezzo, che è quello che poi adesso ci porterà poi davanti, per intenderci, a Montevenere. Eccolo qua, stiamo facendo, per noi, anche per me è un sentiero nuovo, non l'avevo mai fatto, quindi adesso lo proviamo e vediamo un po' come va, se è fruibile o meno. Per il momento la nuova entrata sembra a posto. Ok, questo è sempre il sentiero di mezzo che da il versante, diciamo, nord di Montefogliano prosegue verso Montevenere. Lo stiamo facendo, questo sentiero dovrebbe portarci davanti il fontanile che sta nell'altro sentiero che dovremo fare per andare a conoscere anche Montevenere. Eccolo qui, continuiamo il nostro tragitto, dovremmo essere praticamente, do un'occhiata al GPS, dovremmo essere sulla via ancora
qualche chilometro e poi arriviamo a destinazione. Eccoli qua, sentiero segnalato, poggio nebbia, quindi andiamo giusti di qua, andiamo verso canale. Ah. E adesso una piacevole discesa dopo un po' di salita che ci porterà ai piedi di Monte Venere. Ok, siamo praticamente all'uscita del sentiero. Allora, questo qui è un sentiero, questo che vedete dietro di me, è un sentiero che porta poi da Monte Venere verso Monte Fogliano. Ora siamo all'uscita. Allora, è molto sconnessa la strada, cioè nel senso che ci sono... farla in discesa è meglio, farla in discesa è meglio che farla in salita, soprattutto per me, per chi non è allenato. Anche se... ok, questo praticamente è canale da dove poi si parte per andare di là. Abbiamo visto che andiamo verso Monte Fogliano. Qui invece entriamo dentro Monte Venere, qua dentro, e eccolo qua, Monte Venere. Entriamo da qui, quindi dobbiamo andare dall'uscita del sentiero che da cui proviene da Monte Fogliano. Entriamo qui, che per intenderci, ok, sempre Monte Venere, il tracciato sembra pulito. Adesso fra poco dovremmo arrivare a un punto con il bivio per il famoso pozzo del diavolo. Vediamo se è così oppure meno. Ok, abbiamo appena passato il bivio per andare al famoso pozzo del diavolo e adesso stiamo scendendo lungo il sentiero. C'è un po' di radici, qualche sasso, ok? E che ci porterà poi sul lungo lago. Ecco, questo è. Bisogna stare come... questa è un'escursione molto simpatica perché impara comunque anche ai meno allenati comunque ad avere sotto controllo il mezzo e a fermarsi laddove uno non se la sente di procedere. L'importante è farsi il tragitto in sicurezza. Ok, questa, allora, da qui proveniamo da Monte Venere, praticamente questa è l'uscita che ci porta poi verso il lungo lago. Eccolo qua, voilà. Ecco, noi prima eravamo lassù sul monte, questo è Monte Fogliano e questo è il lago di Vico. Lago di Vico. Questa è la bella Venere. Ok, qui siamo alla fine della salita che da Vico ci ha portato a Caprarola, una salitella non proprio breve, però insomma ci permette di tagliare velocemente e di raggiungere subito Caprarola. Questo è il panorama che si vede del lago di Vico e quello lassù è sempre Monte Fogliano. Ecco Caprarola vista dall'alto, che è spettacolare. Qui siamo praticamente alla Villa Farnese, Palazzo Farnese, e questa è Caprarola, che come potete vedere è proprio arroccata. La chiesa, e questo è il comune, municipio, e adesso noi andremo giù e poi faremo quel ponte dove stanno passando quelle macchine lì e andremo poi verso Ronciglione. Ok, siamo sul ponte, noi prima eravamo lassù e stiamo andando verso Ronciglione. Eccoci qua, adesso ci sarà da fare nuovamente, siamo scesi quindi ci dovremmo risalire nuovi. Ok, questa dopo tanta salita la via del Vassaio che ci deve portare a Ronciglione. Eccola qua. Questa chiaramente mi sono dimenticato di
di rimapparla bene e l'ho lasciata un po' a cacchio di cane. Ecco. Ecco questa strada. Ok, lì. Siamo arrivati a Ronciglione, quella è la chiesa, si vede, centrale sulla piazza. Eccoci qua, siamo attraverso via del Bassaio, abbiamo fatto questa via nuova che non conoscevamo e adesso eccoci qua. Questo è Ronciglione. Eccoci qua. Molto caratteristico, stavamo nel centro storico, sì. Eccoci qua. Ok, siamo sulla strada di ritorno, ma manca pochissimo. E questa è la strada che ci riporta praticamente poi alla base da cui siamo partiti per andare a Montefogliano.